L'autunno ci invita a godere delle piacevoli e miti anche giornate. Meglio approfittare ora per delle salubri passeggiate. Il movimento fa guadagnare davvero salute. E se la fate in montagna potete anche andare, ad esempio, a caccia di funghi. Un alimento che, se non siete degli esperti, deve essere controllato dai micologi. In questo momento noi ci ritroviamo all'interno del centro agroalimentare, ma per i privati l'ULS 20 ha anche una postazione all'Arsenale. È un servizio gratuito di consulenza e controllo che viene offerto dall'azienda ULS 20 attraverso l'ispettorato micologico in cui operano micologi. Questa è un'unità operativa del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. La finalità è di tipo preventivo per evitare l'ingestione e il consumo di specie fungine tossiche che possono creare problemi alla salute. Quindi è importante l'identificazione delle specie fungine da parte di esperti. Questo è l'unico modo per poter essere tranquilli. Spesso c'è gente che si ritiene esperta di funghi, ma purtroppo può anche non essere così. Vediamo infatti che la signora ci ha portato dei funghi da far vedere, insomma, per la classificazione, per la determinazione se sono funghi commestibili oppure no. Allora abbiamo trovato nel suo cestino, ad esempio, queste due specie di Lactarius, entrambe non commestibili, che possono dare problemi perché contenenti sostanze acrorisinoidi che possono dare problemi a livello gastrico. Questo è un altro fungo che un tempo invece si dava per commestibile, quindi si lasciava al consumo, mentre oggi viene scartato in quanto ci sono casistiche di intossicazioni dovute a questa specie. Qui invece abbiamo un altro gruppetto di funghi che sono ritenuti commestibili però previo trattamento. Il pretrattamento che si fa è una prebollitura. In questo caso invece abbiamo Agroci beggerita. Anche questo è un funghetto che va ben pulito, diciamo, perché per evitare che causi disturbi sempre gastrointestinali. Qui invece abbiamo degli ottimi funghi commestibili, Amanita cesarea, che è un po' il re dei funghi in quanto è più prelibato, e un porcino, classico porcino, Boletus, in questo caso pinicola. Per quanto riguarda Amanita cesarea, l'unica attenzione è che esiste un sosia che è tossico, fortemente tossico, che è Amanita muscaria, e quindi il raccoglitore deve essere in grado di distinguere le due specie. La consulenza micologica viene data anche alle strutture ospedaliere nei casi di sospetta intossicazione da funghi. Per la grande catena distributiva, il centro agroalimentare, quali controlli esattamente vengono fatti? È un'attività di peritazione e controllo che viene fatta sulle specie fungine prima della loro immissione in commercio. Questo è obbligatorio per legge. Ogni cassetta deve riportare la prova dell'avvenuto controllo mediante un'etichetta che è apposta, in cui è possibile identificare l'azienda ULS che ha controllato, la specie fungina, il numero del certificato e la firma del micologo. E per voi che andate per funghi, ricordate bene le regole. I funghi devono essere raccolti interi, freschi, giovani e nella regione Veneto per un massimo di 2 kg. Non potete raccogliere funghi che abbiano subito gelate nei parchi pubblici, in luoghi limitrofi a traffico veicolare o zona industriale. E soprattutto al controllo micologico devono essere portati interi. Noi che andiamo per funghi nei boschi dovremmo ricordarci che il fungo va raccolto delicatamente, ruotandolo, in modo da preservare il più possibile il gambo finale, e poi ricordiamoci di coprire il buco con un po' di terriccio in modo da mantenere le spore del fungo nel terreno, che la prima volta che piove poi vengono nuovi funghi.